Buon salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Carlo Fortino per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la player review di Marchisio Team of the Season. Appunto, è uscito Team of the Season nei most consistent but never in form. Si è guadagnato questa versione, secondo me molto molto, diciamo, meritata dal mio punto di vista, nel senso che secondo me è un giocatore che fa sempre tanto per la Juventus, anche se poi alla fine quelli che, diciamo, emergono sono sempre i campioni come Pogba, Vidal una volta, che adesso non c'è più, oppure Dybala per esempio, o Mandzukic. Quindi diciamo che è un giocatore che c'è ma non si sente. Quindi andiamo ad analizzarlo in game. Abbiamo 86 di velocità, 82 di tiro, 90 di passaggio, 90 di dribbling, 85 di difesa e 86 di fisico. Sono tutti valori sopra l'82, infatti entra nella Gullit Gang, anche se Gullit quest'anno non è nella Gullit Gang, che sarebbero tutti sopra gli 80, e quando un player ha i valori tutti sopra l'80, anche se Gullit appunto ha 79 di difesa, però sono dettagli. Andiamo ad analizzare subito la velocità. Velocità abbiamo 86 di accelerazione, 86 di velocità scatto. È un valore pazzesco, soprattutto perché abbiamo un 98 di stamina, che vuol dire che questo giocatore potrà correre avanti e indietro per il campo tutte le volte che vuole e non si stancherà mai. Infatti un pro assoluto, oltre alla velocità, è sicuramente la resistenza. Ha anche un work rate alto alto, quindi sarà davvero, davvero dappertutto, come il prezzemolo. Passiamo ora al dribbling. 90 di agilità, 83 di equilibrio, 93 di riflessi, 92 di controllo palla e 88 di dribbling. Abbiamo 4 stelle skill, che sono un pro assoluto, un giocatore molto molto agile. È veramente un centrocampista con il quale mi sono veramente trovato bene a dribblare i giocatori. Riuscivo a dribblare tutti, veramente li mandavo tutti al bar e poi piantavo dei tiri dal limite dell'area. Fantastici, è un giocatore che da questo punto di vista mi è piaciuto molto, soprattutto perché riesce anche a smarcarsi molto bene all'interno del campo. Magari quando siete in una partita dove siete in inferiorità numerica a centrocampo, piuttosto che avete un avversario parecchio ostico, con lui se provate qualche finta, qualche dribbling esperto, riuscirete spesso a smarcarvi e avere un buono spazio per andare a scaricare un passaggio o addirittura a scaricare un tiro. Quindi sotto questo punto di vista mi è piaciuto molto. Passiamo ora al tiro. Abbiamo 82 di tiro, sicuramente non è il tiro non è la sua dote particolarmente più alta, però abbiamo comunque 89 di posizionamento, quindi posizionato sempre molto bene. 75 di finalizzazione, non è un pro ma neanche un contro perché è un centrocampista, ci mancherebbe altro. 87 potenza tiro, 89 long shot, 86 tiri al volo, 86 rigori e poi abbiamo un valore di 90 di effetto. L'effetto è l'unico contro che io ho constatato in questo giocatore, perché veramente non riesco a tirare a giro, non prende la palla, non prende veramente il giro, non sono precisi sui tiri a giro, quindi diciamo che l'effetto non mi è piaciuto. Per quanto riguarda il tiro non l'ho messo né tra i pro né tra i contro, anche se mi ha fatto una marea di gol fantastici, perché secondo me Marchisio è un giocatore che, se volete usare per divertirvi, cioè fare una squadra intorno a lui, ci sta a poter usare il suo tiro, ma se lo mettete in mezzo ad altri campioni, secondo me dovreste utilizzarlo più come un centrocampista più difensivo e di passaggio. Infatti io non consiglio per niente di metterlo trequartista. Finiamo con il passaggio, che è fantastico sia di destra che di sinistra. Abbiamo 4 stelle piede debole, mi piace veramente tanto, con 91 di passaggio lungo, 93 di passaggio corto. Punizione 85, non ho avuto occasione di calciarmi, ma soprattutto parliamo del fisico: 86, 92 di aggressività, 98 di stamina, poi abbiamo 78 di forza fisica, che è un ottimo valore, e un 76 di salto con una precisione di testa di 70. È un valore che mi è piaciuto veramente tanto, anche il fisico, soprattutto la resistenza. Poi della difesa vi posso parlare poco, perché secondo me bene o male quasi tutti i giocatori sono capaci di fare delle scivolate. Comunque abbiamo 82 di marcatura, poi abbiamo contrasto in piedi 87, 89 di contrasto in scivolata e 89 di intercettazioni. Il voto che do a Marchisio è 9, questa è stata la recensione di Marchisio, spero vi sia piaciuta, spero vi sia stata utile. Rimanete sintonizzati con noi per le prossime recensioni di Tots, ciao a tutti!